perlomeno per quello che si è visto in campo. Due grandi gol da una parte all'altra, i bomber, ma forse i migliori in campo sono stati i due portieri, d'accordo? Sì, è stata una partita molto equilibrata dove tutte e due le squadre hanno cercato di superarsi. Ci sono state delle buone parate da parte dei portieri. Io sinceramente dopo il gol del 2-2 ci ho creduto di poterla vincere questa partita. Abbiamo avuto con qualche ripartenza qualche occasione importante. Barbetta su Melchiore ha fatto una parata strepitosa che se avessimo fatto gol a quel punto della partita molto probabilmente avremmo portata a termine fino alla fine. Un punto che forse non vi dà quello che vi aspettavate, quindi si allunga ulteriormente il divario con San Cesareo. No, sì, noi siamo venuti qua per cercare di vincere la partita, perché la classifica è quella che è, ho detto, ormai abbiamo raggiunto la nostra salvezza, quindi ci andiamo a giocare tutto per dar fastidio a Samba e San Cesareo. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, comunque abbiamo fatto una buona prova e quello che portiamo via è sicuramente la certezza che questa squadra merita questa posizione di classifica, essendo venuti qua a San Benedetto, che reputo la squadra più forte del campionato, aver giocato la pari e forse recriminare anche qualcosina penso che sia una nota di merito per i miei ragazzi. Mister, si aspettava una Samba migliore? No, la Samb sicuramente avrà fatto, non so, delle migliori partite, però le individualità sicuramente sono quelle e ti possono creare problemi in qualsiasi momento della partita, quindi le abbiamo sofferte in certi momenti, però in certi altri siamo stati molto bravi a impedire le loro giocate e ripartire in contropiede per fargli male. Nella sua squadra forse i più decisivi sono stati proprio gli ex, a parte Melchiorri, anche Carfagna, questa Samba è stato decisivo in almeno due o tre circostanze. Sì, ha fatto due parate bellissime, come d'altronde Barbetta, quindi sono contento per lui perché in questo anno dove i fuori quota fanno la padrona ha trovato poco spazio e adesso che ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza lo sta facendo molto bene.